Noi abbiamo deciso di dare importanza al suo aspetto, secondo me, più importante, quello ingegneristico, e quindi parlo dei codici, dei disegni e delle riproduzioni delle macchine ideate e disegnate dallo stesso maestro. La mostra si suddivide in quattro sezioni. L'esposizione inizia con le macchine dedicate agli studi sul volo. Si prosegue arrivando alla sezione dedicata all'idraulica e quindi tutte le macchine come la vita di Archimede, i ponti, il modo di camminare sull'acqua, il salvagente, per passare poi a un aspetto che il maestro credeva fosse pessimo, che è quello della guerra, però chiaramente dovuto, visto che comunque molti mecenati lo ingaggiavano per questo. Quindi lui ha disegnato macchine belliche importantissime come il carro armato, come alcune tecniche per poter disarcionare il nemico se dovesse attaccare le mura, come un'escavatrice da trincea impressionante per la sua funzionalità e il suo utilizzo. E poi arriviamo fino alle macchine corposamente più rappresentate in mostra, visto che ne abbiamo 25, che sono le macchine civili, quelle dedicate alla meccanica. E parliamo di biella, alzacolonne, molla, carrucole e moltissime altre invenzioni che possiamo poi oggi, se vogliamo, dire ritrovare anche nelle odierne scoperte tecnologiche. Multimediale è molto importante, studiato dall'architetto Mirko Marini. La Fondazione Hermann Geiger ha deciso appunto di dare importanza anche all'aspetto 3D, perché chiaramente le macchine avevano un ipotetico funzionamento, quindi perché non far vedere come potevano funzionare all'interno della loro progettualità? Quindi i disegni sono stati trasformati in rendering 3D e corredo alla mostra, a proposito di multimediale, anche un documentario prodotto da History Channel sulla vita del maestro. Anche in questa mostra, dove la Fondazione Geiger ha fatto un bellissimo lavoro, io ripeto a tutti quelli che vogliono vedere una mostra magnifica, anzi forse una delle più belle che hanno realizzato qui in Toscana, di venire a vederla perché ne vale veramente la pena. Leonardo attira sempre un grande interesse perché è un personaggio, sì, principalmente è conosciuto per le opere della pittura oppure anche come ultimamente la famosa battaglia d'Anghiari che la stanno cercando in tutti i modi, però quello che ci ha lasciato nei suoi codici è un patrimonio incredibile, esagerato. Si possono trovare una forma di tecnologia antica in tutti i modi. E giustamente anche noi, in base a questo, studiamo i codici e troviamo anche delle novità. Abbiamo trovato, ad esempio, il robot ambulatoriale che qua è esposto e il pubblico lo può vedere e anche usarlo. L'altra cosa che Leonardo ha fatto è che ha disegnato delle macchine nei codici con la manovella, cioè praticamente interattive, e noi le abbiamo riportate qua con la manovella, così il pubblico può vederle e manovrarle così come sono realmente. I nostri progetti nascono con una ricerca attenta dai codici di Leonardo. Naturalmente, prima di ricostruire una macchina passa diverso tempo, ci prendiamo anche l'ausilio storico di ricercatori e professori storici sull'argomento, chiediamo il loro parere, dopodiché andiamo alla realizzazione. E in questi ultimi 20 anni ci sono modelli che sono stati realizzati e superano musei nazionali per la loro completezza e perfezione. Appena siamo venuti a conoscenza di questa meravigliosa collezione di macchine, abbiamo subito pensato di offrirla, di farla
vedere a tutti, sia i nostri concittadini, sia anche chi in questo periodo viene in vacanza qui da noi. Prima volta che c'è in Italia una mostra così ampia, no? Di così tante macchine tutte insieme. Questo è l'ultimo appuntamento che facciamo qui, è una sede che ci ha accompagnato fino dall'inizio. Siamo molto affezionati perché comunque abbiamo sempre fatto, credo, delle belle iniziative. Ma questa sarà l'ultima, chiudiamo in bellezza e poi dalla prossima saremo nella nuova sede in Piazza Guerrazzi. L'esposizione è aperta fino a domenica 27 maggio tutti i giorni. Per informazioni www.fondazionegeiger.org.